Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati. Oggi siamo qui di nuovo con un nuovo video, buon 2013. E oggi parliamo di un'applicazione che è uscita da poco, non nel Play Store italiano, ma in quello di altri paesi, se non sbaglio, Stati Uniti, Australia, ora non voglio dire corbellerie. Stiamo parlando di Pages Manager di Facebook, che è un'applicazione molto utile per chi, come noi di TechZilla, ha una pagina da amministrare su Facebook. Come vedete l'interfaccia è praticamente la stessa di Facebook, non ci dobbiamo dilungare più di tanto, anche se non sembra essere veloce come l'ultima release dell'applicazione del social network più famosa al mondo. Diciamo, il funzionamento è pressoché identico, solo la velocità risente di qualche lag che non la rende proprio fluidissima. In alto a sinistra abbiamo tutte le pagine che si amministrano. Ora, non andate a criticarmi per il numero di pagine, sono stato ragazzo anche io. Però per farvi vedere le statistiche dovrò usare una pagina che non è quella di TechZilla, ma è una pagina che uso per avere, diciamo, contatti con i miei compagni di università. Come vedete in alto a destra abbiamo la possibilità di filtrare i post secondo i post scritti appunto dalla pagina e dai fan dei mi piace, ecco. L'activity log che sarebbe, se non sbaglio, le notifiche, niente di particolare, che sono ritrovabili anche qui, però in maniera più estesa, in quanto qui si parla anche di mi piace, eccetera, eccetera, mentre qui ci sono i post in bacheca più che altro. Vedete una pagina non molto attiva in effetti, quindi vedete no stories available. E qui invece abbiamo i messaggi privati che si mandano appunto alla pagina. Ora mi scuso se faccio vedere qualche nome che magari ignaro di tutto. Le impostazioni sono praticamente nulle, infatti c'è solo la possibilità di avere le notifiche push, quindi in tempo reale nella barra delle notifiche. E poco altro, ecco, se ci sono delle funzioni aggiuntive, io ancora non le ho trovate, di certo non sono facilmente reperibili. Ci gioco da qualche ora e non ho trovato niente di particolare rispetto all'app di Facebook che già usavamo, solo qualche funzione in più, ma non ne sentivamo il bisogno, ecco, di un'applicazione che ancora non ci permette di amministrare a tutto tondo le nostre pagine. Questo voleva essere quindi un video proprio al volo per farvi vedere questa applicazione prima dell'uscita in Italia, e per noi è ancora abbastanza acerba, quindi non vi consigliamo di rimanere con l'app di Facebook standard. Per questa veloce preview di Facebook Page Manager è tutto, un saluto da Tony.